andare nei paesi fuori a fare la differenza in qualsiasi momento. Eppure sosta Italia Nuova per dare coraggio, forza, allegria e temperamento a questo paese. Poi abbiamo tante altre famiglie e abbiamo il politico che a me potrebbe ancora essere recuperato, che sarò di voi, che per me potrebbe essere tranquillamente recuperato, ma dare la possibilità di mandarlo alla provincia e di farlo costantemente tutti insieme, perché domani, quando andiamo nelle urne, tutti questi voti che non andranno a me, andranno agli onorevoli di Reggio Calabria. Non pensate che andranno a questi politici, noi siamo politici di turno. Ma questi voti andranno ai politici di Reggio Calabria, che tranquillamente seduti in poltrona, se li prendono tranquillamente seduti in poltrona, senza fare il minimo sforzo e tutto quanto. Invece, se questi voti andrebbero a me, si creerebbe un certo riscontro e una certa scuola nel Regino, si creerebbe la scuola del Regino per dare alti finalmente a tutte quelle situazioni che sono venute a creare, e in particolarmente quando vanno i nostri signori a prendere appalti, a prendere impegni, a prendere programmi nel Regino, devono mettere il tappeto rosso come lo facciamo noi. Perché loro non hanno avuto, per quanto riguarda il paese, nessun atto di solidarietà nella maniera più assoluta, per tutte le cose che succedono. E allora questo succederà, che avremo un'estate davanti, dobbiamo essere amici tutti, dobbiamo essere uniti tutti, ci dobbiamo divertire nella maniera più placata e tranquilla, e ognuno andrà a fare quella che è la sua professione, i suoi mestieri e le sue cose. Però bisogna dire liberarsi, perché domani voglio vedere le funzionalità che ha la Chiesa, che di solito in funzione di una parola di Madre Teresa di Calcutta, che ha detto questo. Ha detto, c'è una frase molto importante che un po' tecnicamente diciamo mi sfugge, che dice: se tu hai qualcosa dentro, cerca di darlo, sei preso a calci, non importa, continuarlo a dare. E allora domani Teresa di Calcutta, voglio vedere la Chiesa, vedicela tu questa situazione, se la Chiesa domani si andrà a schierare con i più forti o si andrà a schierare imparzialmente con i più deboli. Vedicela tu Teresa di Calcutta, perché io questo tipo di discorso ancora non sono riuscito a capire per quanto riguarda tutte le Chiese a livello nazionale. E ancora questo tipo di discorso non lo sono riuscito, perché la Chiesa di solito si dovrebbe schierare con i deboli, con quelle persone che hanno la funzione di inserirsi per quanto riguarda un contesto sociale, con quelle persone ad aprire le porte a quelle persone che hanno il coraggio di presentarsi stasera come stasera di fronte a un pubblico. Questa deve essere la Chiesa, questo deve essere il ruolo della Chiesa, e per soprattutto per dare atto e coraggio a queste persone, non demoralizzare queste persone che oggi vengono qua a presentarsi con l'interiore ponendolo verso l'esteriore, perché io mi sento un cittadino e una persona che ha avuto un ruolo fondamentale per quanto riguarda la Chiesa, perché a Santa Giorgia mi sono trovato e ho dato quello che ho dato, se mi trovavo a Italia Nuova davo quello che dovevo dare a Italia Nuova. Quindi questo è un accorgimento che io voglio fare attentamente e molto accuratamente. Da questo risultato naturalmente domani nascerà quello che dovrebbe nascere. Allora nascerà il politico, nascerà la persona che dice Giordano puoi andare avanti, nascerà la persona che dice alti Giordano, tu avanti non puoi andare più. Domani ci sarà questo discorso. Quindi aspettatemi questo, non è che c'è tanto insomma da attendere o da aspettarsi. Domani quando andiamo a fare le consultazioni, che escono i ruoli per i diversi impegni nelle urne, vedete che la consultazione dei voti, e poi vi baserete a quello che sono stati in via delle vie, delle strade, degli angoli, che voi sapete ma che io sinceramente non conosco. E poi vorrei dire e citare una persona che mi sta particolarmente al cuore nella Chiesa, che è il professore Pasqualino Puntillo. Ha avuto questo grande merito a Italia Nuova di avere questo personaggio come il professore Pasqualino Puntillo, che ha saputo dare un equilibrio come si deve, di forza. Tante volte noi mandiamo dei personaggi di Italia Nuova come re, come giudici, come architetti, come avvocati, come ingegneri per quanto riguarda questi paesi, però abbiamo ricevuto una persona dotata di classe e di temperamento come il professore Pasqualino Puntillo, e su questo dobbiamo dare sicuramente atto per quanto riguarda questa situazione. E poi ci sono tanti altri personaggi da citare, come ad esempio il dottore Battista, il dottore
Battista, praticamente il fratello del veterinario, perdonatemi perché io non conosco i nomi, che è una persona che ha cercato di dare un ruolo significativo per quanto riguarda questo paese, fondando un'associazione culturale, essendo testimone di una persona rispettosa e rispettabile, e tutto quanto, è una persona che ha avvicinato tutti, ha cercato di consultare un pochettino tutti e addirittura ha avuto la forza di portare pure il ministro Bianchi qua per quanto riguarda Delia Nuova. E quindi mi sembrava a me allora di vivere un altro tipo di paese, una fase di cambiamento, ecco, una fase di rinnovamento, e ne valeva realmente la pena di fronte al dottore Battista, che sono tanti personaggi che potevano fare in qualsiasi momento la differenza a Delia Nuova. Comunque il discorso è che la cultura ormai sta occupando, per quanto riguarda, il secondo posto. Quindi dobbiamo mettere, cercare di mettere la cultura al primo posto e cercando di valorizzare tutte quelle persone, perché ci sono spazi. Noi abbiamo un giornalismo veramente dove ce lo invidiano tutti. Abbiamo Marinella Gioffre, che è una penna affermata. Ma domani Marinella Gioffre e l'altra ragazza là, come si chiama, Nadia Strano, che cosa andranno a scrivere di Delia Nuova? Tutti i paesi si muovono, giornali, domani apriamo il giornale su Delia Nuova, il risultato Delia Nuova, politica, zero. Risultato politica Delia Nuova, zero. Calabria ora, risultato politica Delia Nuova, zero. A Oppido comizio, all'altro paese comizio, all'altro paese comizio, all'altro paese Gasparri, all'altro paese questo, all'altro paese quello. Ma almeno hanno avuto il coraggio di poterlo fare. Anche se a me questo tipo di discorso a me non interessa, perché non deve essere Scopelliti Giuseppe di Reggio Calabria a venire a presentarsi qua a prendersi i voti. Deve essere la persona stessa a venire in una consultazione elettorale a presentarsi qua a prendere i voti. E non sicuramente Gasparri Giuseppe o Pasquale o Nicola. Uno deve avere, Francesco Giordano, la forza di venire qua a prendersi i voti. E qua che consiste il coraggio, è inutile girare con le macchinine che ci vengono questi presidenti. Se noi ci liberiamo da questi presidenti, se noi ci liberiamo a dire che siamo di carne e ossa pure noi, eccetera, dobbiamo essere capaci di poterlo fare questo discorso, perché questo tipo mi sembra una speculazione elettorale, questa qua, andare a mandare le macchinine in giro a dire si presenta tizio la lista col presidente, dottore, presidente, professore. Ma tu devi misurare quella che è la tua persona, devi avere il coraggio, Oppido Martino, a Taurianova, Polistena, dove sei, di presentarti con un microfono di fronte alla gente e dire questo io sono, queste sono le mie capacità, questo deve essere capace, non andare a presentarti con i politici di turno, con i dottori. Io pure mi ho invitato la dottoressa Pelli a venire a parte di Roma personalmente, ma è una questione ineducata per quanto riguarda gli altri candidati, perché lo devo fare? Se io sono capace io, se non sono capace basta, ci si ferma così. E allora io vorrei ringraziare tutti i presenti, vorrei ringraziare Delia Nuova e mi auguro in un prospero futuro. E per quanto riguarda, io sarò sempre presente e testimone di voi altri nel portare avanti queste immagini per quanto riguarda il mondo intero e per quanto riguarda un Delia Nuova che secondo me sarà la prossima provincia della Calabria. Ve lo auguro personalmente. Grazie.